l'ho acquistato per fascino, l'ho preso anche perché è un oggetto che porta fortuna, è un oggetto benevolo. Vendo questo oggetto perché ha cambiato progetto in casa mia, una casa nuova, un nuovo progetto, nuovi oggetti. Da qui nasce il detto, un chiodo fisso, eh? Chiodo fisso. Che cos'è? Beh, questo è un feticcio. Feticcio africano, sì. Ce l'ha portato Mauro. Vediamo che cosa ci racconta. Mauro, ben arrivato. Buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera. Buonasera, Alessandro Rosa. Salve. Che cosa ci racconti? Vivo a Milano e mi occupo di progettazione di interni. E questo invece è un tuo hobby? Sì, questo l'ho comprato da un antiquario perché in quel momento serviva in casa mia perché aveva delle assonanze con l'Africa. Ora adesso la casa è cambiata e ho deciso di venderlo. Dove lo tenevi? Lo tenevo a fianco un disegno di Picasso. Disegno, non originale, ovviamente. Perché hai scelto questo? Perché è particolare, è un contenitore di ritmi magici. È magico. Sì, la parola magia sì, si può utilizzare, ma insomma più diciamo divinazione, culti. Questo è un feticcio anchisi, Congo, quindi Africa subsahariana, Africa centrale. Che cosa significa feticcio? Significa un oggetto che rimanda alla divinità, che è una piccola divinità, è una cosa che costruisce l'uomo a immagine e somiglianza di uno spirito. È un feticcio, diciamo, in questo caso di protezione, non di offesa, no? Quindi sì, è un feticcio, come dire, un po' reliquiario, è una sorta di contenitore. Questo non ha, per esempio, la possibilità di mettere delle cose dentro. All'interno venivano messe delle piccole reliquie, veniva messa per esempio delle conchiglie che rimandavano al grembo materno, venivano messe piante, amuleti, tutto quello che poteva servire a ingraziarsi, diciamo, lo spirito per chiedere un favore, fra virgolette. Il viso bianco è tipico, l'ocra bianca nella cultura africana rimanda al culto dei morti, no? Pensa che tanti di questi feticci venivano costruiti, poi venivano lasciati nei luoghi di sepoltura, nei cimiteri, perché assorbissero a loro volta lo spirito degli antenati, che è sempre stato considerato uno spirito benevolo. A che periodo appartiene? Questo evidentemente lo si vede, insomma, è un feticcio costruito per il turismo, non è stato costruito per un uso religioso preciso, non ha segni di getto recente, potrebbe avere 50 anni, 60, come 40, non cambia niente. Mauro, tu hai conoscenza di tutte queste cose? In parte, l'antiquario che me l'ha venduto me l'ha descritto, ma non così largamente. Beh, sai, facciamo le cose che hanno. È costato molto? Beh, insomma, l'ho pagato 350 euro. Chissà quanto può essere valutato. Quanto vale questo oggetto? Allora, l'antiquario, chi te l'ha dato a una cifra comunque corretta, per cui guarda, mi sento assolutamente di confermarti i 350 euro che l'hai pagato. Beh, ci vediamo allora davanti alla camera. Grazie, buonasera. Grazie a te. Grazie. La valutazione è andata bene, Alessandro mi ha dato delle informazioni importanti che non conoscevo ed è stato molto molto interessante. Secondo voi, questo oggetto, da quale parte del mondo arriva? Dall'America. Dall'Europa. Dall'Africa. Ha detto Africa. Chiediamolo a Mauro. Tipico nome. Egiziano. Buonasera. Buonasera. Mauro, buonasera. Benvenuto. Benvenuto. Grazie. Allora, viene dal Cairo, da Parigi o da... Alessandria, d'Egitto. Vengo da Milano. E cosa fai? Mi occupo di progettazione di interni. Ah, bello, ecco, bene. Quindi faccio questo. Fammi sperare sull'oggetto. Ha un'attinenza, sì, però con casa mia, non con casa dei miei clienti. Vabbè, e allora vediamo. Scopriamo l'oggetto. Vado? Certo. Porca miseria. Questo è tosto.
guarda la faccia, fa finta che non sia buono perché noi facciamo. Non sa che lo combatteremo fino alla morte. Io so cos'è perché me l'ha insegnato. Sì, lo so. Te l'ho insegnato con il più grande esempio al mondo, esatto, di Nkisi Mbumba. Vieni, però voglio che tu lo dica da qua, okay, come un professore universitario. Guarda, mi metto qua. Vieni, bravo, Paolino, voglio vieni ascoltare questa lezione. Giano, voglio sognare. Giano mi ha fatto conoscere questo mondo in un museo di Roma. Pazzesco. Congo, Repubblica Democratica. Erano dei feticci magici, oggetti molto magici per la cultura congolese. L'esempio più importante al mondo ce l'abbiamo a Roma, dove ti ho portato. Sì. Quindi avevano degli specchietti qui davanti, sì, dove venivano messi all'interno delle polveri, delle sostanze magiche. Erano oggetti prettamente rituali. E chiodi cosa servivano? C'è tanta letteratura sui chiodi, non c'è mai stata una risposta vera e propria, diciamo, sull'uso del chiodo. Alcuni credono che potesse essere appunto come curativo, quindi ecco, metto un chiodo dove ti fa male la parte del corpo, quindi veniva usato in quel caso dal medico sciamano, quindi ecco, ti fa male la spalla, metto un chiodo sulla spalla. Non sono quelli che tipicamente noi romanziamo come voodoo o vaudù delle zone, diciamo, più meridionali. Diciamo, non abbiamo raccolto a sufficienza materiale che ci potesse poi dare una risposta definitiva su certi usi, chiodi e via dicendo. Però diciamo che quelli buoni, che sappiamo buoni perché abbiamo le fotografie, i documenti di quando sono stati presi, quindi 17esimo, 18esimo, 19esimo secolo, hanno tanti chiodi. Questa? Ok, nel caso specifico, già sento qualcosa che non mi piace. Io mi mancava una cosa. Odore. Adesso lo guardicchia anche. Ti dico, Mauro, se questo fosse un oggetto vero, varrebbe tra i 150 e i 300 mila euro. Però qui purtroppo siamo di fronte a un oggetto che è stato creato per... Ah, bello. Sì, mercato. Per l'Occidente? Questo è proprio quello che veniva fatto e creato in Africa per essere poi venduto. Quindi non è mai stato usato, secondo te? Non... Guardate, ve lo porto, almeno lo vedete voi da soli. Non è mai stato usato per rituali? No, non è un oggetto magico, non c'è niente di magico. Perché lo vedi, guarda, vedi le patine. Poi si capisce, quando vedi, guarda che patine... Tra l'altro, se ti piace, non è male, secondo me è molto decorativo. Però. Che cos'è? Infatti, è decorativo. La persona che ignora tutto ciò che è la materia Africa lo trova un oggetto estremamente decorativo, una bellissima scultura. L'Africa sta benissimo insieme al moderno, sì, al deco moderno, è bellissimo. È bello, però. Anche agli spazialisti, tutti ricerca, sta bene, sì, fronte, sì, ai, sì, colori, sì. No? Se io lo trovo bello, ma è bellissimo. Strabello. Io lo trovo bellissimo, mi piace molto, però non lo compro perché mi inquieta. Apro ufficialmente l'asta. 50. 80. 100. 120. Ha un potere decorativo assoluto come pochi oggetti. L'unico problema è che piace solo a me. Alla mia famiglia non piace, sicuramente. 150. 180. 200. Io non capisco se mi piace o no, non ho ancora capito. Guarda, Gianni, non puoi portartelo a casa e capire. Gianni, no, non ci pensare, Gianni, poi te lo racconto io se ti piace. Gianni, vieni in galleria o vieni a vedere? 220. 220 di Stefano. 240. Chi offre di più? Olio, senti di a tuo agio. Dai. Io sto benissimo. Capito, però, dai. Paolo è sempre molto lento a battere quando io faccio l'asta. Volete aggiungere qualcosa? No, stavo iniziando a battere. Vai. La battuta è il mio chiodo fisso. 241. 242. 280. 281. Non pensavo che Roberta entrasse. Ma ha voluto fare lo scherzetto di alzare il prezzo. 300. 301. 302. 303. Mauro, accetti? Sì. Accetto. Bravo, Mauro. Ada ha preso una cosa bellissima. Per 300 euro Ada si aggiudica il feticcio di Mauro. Grazie, sono molto contento. Aggiudicato. Grazie. Posso sapere la valutazione del dottor Rosa? Curioso. 350 euro. Okay. Ah. No, ma insomma, certo. Pensavo l'avesse valutato meno. No. È bello. È un manufatto, dai, comunque artigianale. Mi sento questa scultura Nkisi Mbumba. Mi sento proprio così. No, ma è strabello. Tra tutti i chiodi, io tutti. No, Nkisi Mbumba. Grazie, Mauro. Grazie, buonasera. Grazie. Buonasera. Ciao, grazie. L'asta è andata benissimo, l'oggetto è piaciuto molto e quindi sono molto contento. Ada si aggiudica l'oggetto portato da Mauro.